La Siriteide.it ha incontrato l'Onda Rosa, un movimento spontaneo di donne e mamme le quali, loro malgrado, si trovano a dover convivere con quello che definiscono il mostro. Il mostro altri non è che il centro Oli di Viggiano. La scintilla che le ha portate a mettersi insieme per confrontarsi su problemi comuni, in primis quello relativo alla salute, è scoccata alla vigilia della prima conferenza Petrolio Ambiente, tenutasi in marzo a Viggiano e organizzata dalla regione Basilicata Eni. Per l'occasione le signore decisero di organizzare un sit-in, con striscioni e fotografie. Ognuna indossò per l'occasione, come segno distintivo, una coccarda rosa. Il risultato fu di catturare l'attenzione di un alto dirigente dell'ENI, il quale li ascoltò e promise loro di rivederle per un confronto. Di qui la necessità di incontrarsi preventivamente tra loro per meglio organizzarsi. E così, da allora, si riuniscono con cadenza settimanale presso il lavatoio di San Giovanni, antico luogo di lavoro e di incontro delle donne di Viggiano. I confronti tra Onda Rosa e Deni sono ormai aperti all'intera popolazione dell'area e a chiunque avverta il bisogno di esprimere il proprio disagio legato alla presenza del centro Oli. Nello specifico del temuto inquinamento ambientale, le signore hanno subito deciso di affidarsi a un esperto in monitoraggio dell'aria, il professor Gianluigi De Gennaro, chimico dell'Università di Bari, il quale nel frattempo è diventato consulente del comune di Viggiano e per conto del quale, proprio nelle ore in cui le signore sono in riunione, è impegnato in un incontro con ARPA Bedeni per la firma di un protocollo sul monitoraggio ambientale. Ultimo atto del movimento, in ordine di tempo, è una petizione perché finalmente parta un monitoraggio serio. Ma lasciamo che siano loro a spiegarci tutto. Sì, sì, è nato un paio di mesi fa, un po' dall'idea che, dall'impegno che c'era stato anche con il WWF mio, insomma di Rita, di altre persone, di conoscenza dei dati di monitoraggio, necessità del desiderio di poterlo trasferire anche a chi normalmente non veniva ai nostri incontri, quindi abbiamo deciso di andare noi da loro. E veramente le signore abbiamo cominciato a contattare queste signore della zona delle vigne e loro sono state molto contente veramente di riunirsi. Così abbiamo cominciato a riunirci nella casa di una di loro, proprio sotto la fiamma. Abbiamo cominciato a ragionare e poi l'idea, diciamo, di volta in volta ci siamo dati un programma, diciamo, dei punti su cui discutere. Il primo è stato quello della conferenza che è stata organizzata dalla regione Basilicata insieme all'ENI, la Copam, e in effetti ha funzionato, perché mentre tutti quanti sono andati via, cioè noi stavamo davanti all'hotel dell'ARPA e mentre nessuno ci ha pensato, dei politici, degli amministratori, dei locali, quelli dei regionali, si è fermato invece un altro dirigente dell'ENI che è stato con noi un'ora in quel caso, tre ore in secondo momento, un'ora ad ascoltare le nostre testimonianze. E così è cominciato il nostro percorso, perché poi da quell'incontro sono nati dei punti su cui abbiamo potuto lavorare. E essenzialmente uno dei punti più importanti è quello del monitoraggio, quindi della sanità anche, e così abbiamo cominciato a lavorare con questo, su questo. Il nostro punto di forza è stato anche un grande amico, che è il professor De Gennaro, che è un chimico dell'Università di Bari. Il professor De Gennaro è un esperto di inquinamento ambientale dell'Università di Bari e in effetti sta collaborando con il comune di Viggiano. E nello stesso tempo sta dando una mano a noi, perché noi da 2 anni abbiamo iniziato una ricerca di tutti i dati del monitoraggio ambientale, quindi abbiamo i dati originali dell'ARPA, dell'ENI, li mettiamo insieme e il dottor De Gennaro ci spiega se c'è un problema, se non c'è, e sulla base di questo anche per capire quelli che sono i limiti dell'attuale monitoraggio, perché poi in definitiva quello che si rileva ad oggi è che questa zona di monitoraggio, se è stato fatto, è veramente insufficiente. Intanto la prima risposta è che queste centraline sono obsolete. In pratica il monitoraggio ad oggi, perché dobbiamo parlare di quello che c'è stato e di quel che dovrebbe essere, su quale stiamo lottando. Su quello che c'è stato, il monitoraggio viene fatto da 3 centraline fisse. Una ENI, una Agrobios e l'altra ARPAB. Diciamo 2 sono sul lato destro del centro Oli e una sul lato sinistro, poi ci sono le centraline all'interno del centro Oli, per cui sono delle centraline che non costituiscono la rete di cui si parlava nel 98 nelle prescrizioni dell'autorizzazione ministeriale. C'era scritto che ci doveva essere una rete di centraline per monitorare quello che succedeva. In definitiva abbiamo solo delle centraline che non si parlano tra di loro.
è come se il nostro momento zero partisse adesso. Quello che c'è stato a noi serve per, come punto di partenza, per dire adesso si cambia registro e dobbiamo essere tutelati. Dunque, si diceva, un movimento che nasce al femminile ma che sta coinvolgendo sempre più persone, anche del sesso maschile. Sì, sì, tutti insieme, sa, però se loro si dividono, no, perché lo stiamo dicendo. Però la signora Camilla ha detto no, niente fare comitato, di stare tutti insieme, intervistare tutti, sindaco, voce sindaco, diciamo così, maggioranza e minoranza. Solo così possiamo fare qualche cosa. Se partiamo 10 persone, 5 persone, ognuno per conto suo, non abbiamo fatto niente però. Noi diciamo in dialetto, ci diamo la zappa sopra i piedi noi stessi, tutto lì. Signora, quindi com'è vivere a 100 metri dal centro Oli? Giustamente vivere un po' non tanto bene, visto che c'è paura, c'è puzza, tante altre cose che al momento non mi viene in mente, però giustamente è un caso molto non bello. Mentre la sua sorella ci parlava di un caso particolare di malattia, ecco. Effettivamente mio marito 2 anni fa gli hanno riscontrato un linfoma di Hodgkin, che ha fatto chemio, radioterapia, non so se sia dovuto al petrolio, però io abito là vicino, nelle zone proprio adiacenti al centro Oli. È un problema che stiamo risolvendo da un bel po', però nessuno ci dà ascolto. La regione se ne infischia perché è troppo il business di guadagno che loro hanno, però noi effettivamente a Viggiano, là dove siamo noi, non abbiamo niente. Praticamente non abbiamo né strade, fogna, non abbiamo luce, non abbiamo letteralmente niente. Siamo lasciati al degrado più assoluto. Quindi lo scopo è quello di capire, visto che tutto questo progresso promesso in realtà non c'è, capire quantomeno qual è l'incidenza del centro Oli rispetto alla crescita delle malattie tumorali. Anche questo, sicuramente sarà un fatto dovuto all'inquinamento, perché l'inquinamento sarà alto. Maggior ragione adesso che vorranno fare una quinta linea, quindi ci saranno più estrazioni di petrolio e quindi ampliamento del centro Oli, e quindi automaticamente più produzione, più inquinamento. È logico e plausibile avere questo, però praticamente la regione proprio ci ha messo all'astrico. Loro non vivono qua. Vorrei far stare Di Filippo, se posso, lo taglia sicuramente. È vero, vorrei far stare i politici qua, vivere nel centro Oli, là dove siamo noi, provare un po' come siamo noi e far stare loro. Io ho un bambino di 8 anni continuamente allergico, soffre di asma allergica, bronchiale, mia figlia grande è uguale, cioè è invivibile. La signora ci riferiva di problemi all'abitazione nelle prossimità del centro Oli. Sì, molto problema, perché le mura si sono spaccate, insomma, non è che è una cosa. Le finestre non troppo fanno rumore, ma c'è una porta che è in continuazione, che è come se pigliasse aria, perché il sottosuolo si sente. Il sottosuolo si sente anche il rumore di notte di più. Quindi non è che noi diciamo bugie, non è che noi facciamo una propaganda perché il petrolio non... però è un disagio, e questa è la verità, insomma. Dovessero prendere provvedimenti anche i sindaci, anche l'assessore, anche qualsiasi del comune. E qua si fanno i chiacchiere, però non si fanno fatti. E spesso ci diceva il puzzo, praticamente, il cattivo odore. Il cattivo odore, quando arriva, è chiuso tutto, è una cosa orribile. Insomma, e ti viene mal di testa, o che forse sono io perché sono anziana, però quando arriva quell'odore brutto e cattivo, insomma, viene subito mal di testa. E chi lo sa domani che sarà. Un intervento tenato di più minuti a festa, i pochi delegati. Si finì l'aula delegata.